Dacia Maraini, ospite in Ateneo per presentare il suo libro Tre donne, una storia d'amore e disamore nel quale indaga l'universo femminile. Qual è il messaggio che vuole lasciare oggi agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo? E di pensare più in termini collettivi, perché oggi ci siamo dentro proprio sommersi in una specie di frammentarismo e di personalismo per cui ognuno pensa per sé e manca quella cosa che poi è stata la base del 68, del femminismo, di pensare più collettivamente, cioè gli interessi vanno difesi per tutti, non soltanto per la persona che lo sente questo problema, ma fare dei progetti a lunga scadenza. Com'è l'universo femminile oggi? Beh, dipende, perché una cosa è il mondo emancipato, che ha fatto delle battaglie e ha avuto delle conquiste. E una cosa è che tutti intorno a noi sono a poche centinaia di chilometri, invece delle donne che ancora hanno dei limiti colossali, insomma, sono considerate delle eterne minorenni, incapaci di avere dei diritti. Ci sono ancora battaglie per arrivare a una parità dei sessi? Direi sono tantissime battaglie da fare.